questo sono io disteso sul lettino di un chirurgo plastico mentre mi inietta del botulino in testa. Ma andiamo con ordine, ora vi spiego tutto. Andiamo subito al dunque. Far fermare la perdita dei capelli, addirittura farli ricrescere, è possibile. No, non mi sono completamente ammattito, ci sono studi che lo dimostrano con risultati positivi sull'80% delle persone che hanno provato questi metodi. E in questo video proverò questi metodi per vedere se effettivamente funzionano. Facciamo un passo indietro però. Qualche mese fa ho pubblicato un video dove ho provato a non utilizzare shampoo per un mese. Beh, il risultato è stato incredibile. Capelli più forti e più folti. Sono rimasto così entusiasta del risultato che ho iniziato a documentarmi sui capelli, appunto, e ho scoperto che proprio di recente è stata scoperta la vera causa della perdita dei capelli. Nella testa di chi perde i capelli c'è una crescente diminuzione della circolazione sanguigna, che di conseguenza porta ad una diminuzione dell'ossigeno nel cuoio capelluto. Tutti i giorni, anche quando siamo ragazzini, perdiamo un sacco di capelli. Basta vivere con una donna per sapere quanti capelli perdono le donne senza rimanere calve. I capelli che però perdiamo ricrescono immediatamente. Negli anni però i muscoli del cuoio capelluto si contraggono, si rigidiscono, cosa che impedisce un corretto passaggio del sangue e di conseguenza una corretta ossigenazione della radice del capello. Il risultato di tutto questo è che i capelli cominciano prima ad assottigliarsi, cosa che piano piano si trasforma in un bulbo pilifero che non ha più la forza, non ha più i nutrimenti per far crescere un nuovo capello. Fateci caso, la pelle in testa delle persone calve è spesso molto tirata. Questa è la conseguenza della tensione dei muscoli del cuoio capelluto. Ma come si fa quindi a risolvere questo problema? Davvero è possibile interrompere la caduta dei capelli e addirittura farli ricrescere? Sì, è possibile e i metodi sono semplicissimi. Ma prima di vederli facciamo delle foto e dei video ai capelli, così da vedere se effettivamente in questi mesi ci sarà un miglioramento sia nel numero di capelli sia nello spessore dei capelli. Quello che dobbiamo fare per interrompere la caduta dei capelli e poi farli ricrescere è rilassare i muscoli della testa. Per farlo abbiamo due metodi. Il primo è quello di massaggiare questi muscoli della testa per almeno 10 minuti al giorno. Per farlo io ho comprato questi due aggeggi su Amazon. Il primo perfetto da utilizzare la sera quando ci rilassiamo davanti alla televisione. Il secondo perfetto da utilizzare in doccia per sfruttare il momento in cui laviamo i capelli. In entrambi i casi quello che dobbiamo fare è massaggiare prima la base della testa, tutto qui attorno, dopodiché passare a fare tutto il resto della testa. Ma è importantissimo la base della testa perché è proprio dove c'è l'attaccatura di questi muscoli al cuoio capelluto. Semplicissimo, vi lascio i link di entrambi questi aggeggi in descrizione. Una cosa importantissima: non dobbiamo massaggiare solo eventuali zone dove non abbiamo i capelli, perché come abbiamo visto prima la causa della perdita dei capelli è la tensione di tutti questi muscoli e non solamente nella zona in cui mancano. Lo so che sembra incredibile, ma gli studi scientifici parlano chiaro: questo massaggio funziona. Il problema è che doversi massaggiare tutti i giorni è un po' una rottura di palle. Una soluzione però c'è, ma dobbiamo andare a Roma. Venite con me. Eccoci arrivati a Roma, adesso andiamo subito nello studio del dottor Claudio Maestrini a darci una mano con le riprese, il mitico Leonardo Cristallino. Mia macchina di nonna, questa Ferrari. Dottor Claudio, buongiorno. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Ciao. Piacere mio. Da quello che io ho capito, quello che andiamo a fare oggi serve ad ottenere lo stesso risultato che in qualche modo si ha con il massaggio, ovvero il rilassamento dei muscoli della testa. Andremo a fare delle punturine, evitiamo che questi
questi muscoli si contraggono in maniera, diciamo, involontaria, ovviamente, altrimenti non lo faresti. Quindi, rilassandoli, otteniamo un miglior apporto praticamente dal punto di vista del circolo sanguigno. Quindi okay. Il muscolo è un po' più rilassato, non è contratto, non è costipato, e questo dovrebbe, perché dico dovrebbe, perché non è detto che avvenga questo. Certo. Così siamo anche chiari per quel che riguarda il risultato che andiamo ad ottenere. Sicuramente si riducono mal di testa, cefalee tensive. Quindi diciamo che nel momento in cui andiamo a fare queste punturine, corretto, letteralmente i muscoli si rilassano, sì, quindi arrivando più sangue, diciamo, al bulbo pilifero, arriva anche più ossigeno, e in teoria dovrebbe... Arriva più ossigeno, arrivano quindi col sangue tutti i nutrienti, okay, che il substrato del cuoio capelluto ha bisogno. Perfetto. Perché ovviamente il bulbo pilifero si nutre, no? Immaginati un prato, ok, e noi non solo gli dobbiamo dare l'acqua, ma gli dobbiamo dare anche un po' di nutrimento. Oh, io un po' di paura ce l'ho, eh. Però perché non ho messo ancora il camice, dai, col camice ovviamente... Col camice è ancora peggio, era meglio in camicia. Intanto che Claudio prepara tutto quanto, ovviamente io ho firmato un consenso per fare questo trattamento. Corretto. Non credo che faccia male, no? A parte okay. Che me lo dirai adesso. Okay. Chi l'avrebbe mai detto che avrei fatto il botulino? Che si fa per YouTube, ragazzi. No, in verità sono curiosissimo. Sì. Perché davvero, cioè, è comunque un qualcosa di nuovo, no? Perché certo. Anche tanti studi ho visto... arrivano dal 2021, alcuni nel 2022, quindi... Guarda, ci sono persone molto, molto soddisfatte. Ma non mi dai soddisfazione proprio, neanche un minimo di paura. Mettiamo una musica di sottofondo, cioè, tum, 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 tipo squalo. Quella dello squalo. Questa è la parte, infatti, dove finisce in realtà il muscolo occipitale. Quindi noi da qui partiamo a fare delle punturine, quindi da destra a sinistra, okay. 3-4 in questa zona qui, e poi ti farò la parte frontale sopra. Inizio, Luca, senti, okay. Un piccolo pizzichino. Questo è. Si può fare? Mamma mia, non ho sentito niente. E lo stai dicendo solo per il video. No, te lo giuro. Te lo giuro. Cioè, mi dai più fastidio col dito. Fantastico. Oh, ci è costato farlo studiare Claudio, ma è bravo, eh. Hai visto? Sì, sì, sì. Tu da quanti anni fai questo mestiere? Io mi sono specializzato nel 2015 e quindi, ma sono nel mondo praticamente della chirurgia estetica da quando avevo 25 anni, perché facevo la tesi, quindi immaginate, okay, che ne ho 40, quindi 15 anni in questo mondo, ma 7 anni da libero professionista. Di che anno sei? 83. Ah, siamo praticamente coetanei. Abbiamo fatto, caro. Ha già fatto? Già fatto. No, veramente non ho sentito nulla. Sta mano può essere ferro o può essere piuma. Guarda, oggi è stata una piuma. Veramente, cioè proprio non ho sentito niente. Claudio, davvero non ho sentito niente. Beh. Se qualcuno delle persone che sta vedendo il video volesse venire da te, glielo fai uno sconticino. Assolutamente. Per i miei amici. Però deve dire che è un amico tuo. Certo, cioè, nel esatto. Senso, deve dire ho visto il video di Luca. Esatto, esatto. Quindi ragazzi, se volete provare, poi alla fine del video vedremo se con me ha funzionato. Vi lascio tutti i contatti di Claudio in descrizione, contattatelo, ditegli che avete visto questo video e se volete provare anche voi il trattamento. È passata circa una settimana da quando ho fatto le punturine di Botox in testa e devo dire che per la primissima volta ho avuto una sensazione in testa. Avete presente quando avete il braccio addormentato e a un certo punto ricomincia a fluire il sangue e quindi sentite le formichine nel braccio? Ecco, oggi per la prima volta ho avuto questa sensazione in testa, quindi interessante. Sono passati esattamente 3 mesi da quando sono andato a Roma a fare il botulino. Adesso andiamo a tagliare i capelli così da rifare i video e vedere com'è la situazione, se è cambiato qualcosa, se è migliorata la situazione dei capelli. Chiaramente taglio i capelli così da avere la stessa condizione dei video precedenti. Taglio importantissimo oggi, perché dopo ti racconto che cosa ho fatto. Va benissimo. Mi devi tagliare esattamente come l'altra volta.
Stesso taglio dell'altra volta, stesse condizioni di luce dell'altra volta. La sensazione è quella che effettivamente i capelli siano diventati più folti e anche più forti. Però adesso facciamo le foto e i video e vediamo se effettivamente è cambiato qualcosa. Queste sono le foto dei capelli da diverse angolazioni, prima e dopo il trattamento a distanza di 3 mesi. Le lascio scorrere senza commentare per non influenzare il vostro giudizio. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi c'è un miglioramento. Avete scritto cosa ne pensate di queste foto nei commenti? La mia preferita è in assoluto questa foto, dove si vede un palese aumento dei capelli, tanto che non si riesce più a vedere il cuoio cappelluto. In questi mesi, tra l'altro, ho continuato a informarmi riguardo ai capelli e ho scoperto che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella salute dei capelli. La cheratina in particolare è un elemento fondamentale per la salute dei nostri capelli, cheratina che viene prodotta dal nostro corpo a partire da alcuni aminoacidi presenti nel collagene. Questo è il motivo per cui da poco ho iniziato a integrare il collagene. Tra l'altro sto utilizzando questo qui vegano presente sul sito di Bulk. Di questo collagene vegano sono riuscito a farmi mandare tutti gli studi clinici direttamente dalla persona che l'ha inventato. Io ne sto prendendo 2 misurine al giorno, il misurino lo trovate dentro nel pacchetto. Tra l'altro è buonissimo perché questo sa di arancia, in pratica sembra di bere un'aranciata. Vi lascio il link in descrizione, vi lascio il link in descrizione anche di quello tradizionale. Entrambi questi prodotti che trovate sul sito di Bulk sono addizionati con la vitamina C, una vitamina essenziale affinché il nostro corpo riesca a sintetizzare appunto il collagene a partire dagli aminoacidi presenti all'interno dell'integratore. Mi raccomando ragazzi, se ci tenete ai vostri capelli non fate l'errore di cominciare a curarli solamente dopo che li avete persi. Iniziate prima. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, perché tra qualche mese farò un nuovo aggiornamento della situazione capelli e tra l'altro in descrizione vi lascio il link al tutto il trattamento completo e la chiacchierata completa che ho fatto con Claudio Maestrini, il chirurgo plastico che mi ha fatto le punturine. Chiaramente in questo video ho dovuto tagliare un po' per non renderlo troppo lungo. Lì, se siete interessati ad approfondire, trovate proprio tutto il mio tempo che ho passato con Claudio. Sempre in descrizione, tra l'altro, trovate i contatti di Claudio Maestrini qualora anche voi voleste fare le punturine di Botox. Ditegli che avete visto questo video, così vi farà un bello sconto. So che siete super interessati a sapere quanto costa questo trattamento, ma non vi preoccupate perché costa molto 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 meno di quello che pensate. Vi lascio comunque i contatti di Claudio in descrizione, contattatelo. Noi ci vediamo al prossimo video, chissà che tornerò con addirittura i rasta, tanti nuovi capelli mi saranno cresciuti. Ovviamente sto scherzando. Ci vediamo al prossimo video, vi voglio bene.